Siamo qui con Luca Nonni. Innanzitutto, ciao Luca. Ciao, ciao a tutti. Come si potrà intuire dai banner pubblicitari qua dietro, siamo alla serata di calcio estate. Luca, questa sera per te una serata importante, anche se poi il premiato è un altro, ma comunque Luca Ceccaroli ha vinto il pallone di cristallo, senza contare Matteo Pascucci che ha vinto il premio comunicazione, l'ha detto stampa del Trepenne. Luca, che dire, per te è sicuramente un onore, visto che non è neanche il primo premio che raccogli per qualcuno. No, non è il primo, spero che non sia neanche l'ultimo. E quello che ho detto prima, comunque, sono due premi meritati, sia quello di Luca perché ha contribuito al successo del Trepenne nel campionato, ma anche quello di Matteo perché sottolineo è un ragazzo che si impegna molto e è un premio giusto al suo lavoro. Per chi non ne fosse a conoscenza, ricordiamo che Luca è dirigente del Trepenne. Luca, vogliamo parlare di questo Trepenne che quest'anno, forse a sorpresa, dopo un inizio un pochino a rilento, è riuscito a vincere il campionato, ha fatto sicuramente un'ottima impressione in Champions League e in Europa League, e adesso si appresta ad iniziare una stagione da squadra da battere. Partiamo sicuramente con i favori dei pronostici, perché ovviamente siamo i campioni uscenti. Sappiamo che comunque non sarà semplice ripeterci, perché le squadre del campionato sammarinese si sono attrezzate anche quest'anno e sarà dura contendere il titolo fino alla fine. Noi ci metteremo il nostro, la nostra squadra è già al completo, siamo già al completo, la rosa è già definita. Quindi da questo punto di vista partiamo già con un vantaggio, perché comunque gran parte della rosa è quella dello scorso anno e speriamo che, quindi i giocatori conoscono già quello che chiede mister Ceci, speriamo appunto di ripeterci. Per voi adesso sarete anche la prima squadra che troverà un impegno per questa nuova stagione, ovvero la Supercoppa, che come annunciato dal segretario Zafferani durante calcio estate sarà a metà settembre. Come vi avvicinerete? Soprattutto, non credi che ci sia magari il rischio di avere una squadra molto simile all'anno scorso e dare la possibilità agli altri di arrivare più preparati di voi? Allora, la Supercoppa, a dire la verità, arriva in un momento molto presto per noi, perché appunto siamo reduci dalla campagna europea che ci ha visto coinvolti nelle partite fino alla scorsa settimana, e quindi i ragazzi avranno poco riposo. E poi tra l'altro abbiamo anche 5 squalificati, quindi sarà un deficit abbastanza grande. Comunque noi il 19 inizieremo la preparazione e per il 14 dovremo arrivare comunque preparati a questo impegno e lo onoreremo sicuramente al meglio. Luca, grazie ancora, in bocca al lupo dunque per la stagione che arriverà. Grazie mille, crepi il lupo.